Ok, in onda. Cari amici di Leggero Euforia, benvenuti, buonasera per questa nuova puntata di Leggero Euforia. E abbiamo saltato la settimana scorsa perché c'era in contemporanea il comitato, infatti avete visto le interviste che abbiamo fatto al comitato. È stato un comitato nel quale non si è molto parlato di antiproibizionismo né di politiche sulle droghe. Abbiamo parlato di molte altre cose, ma non di questo, qualche richiamo. Ma insomma non tanto, e devo dire anche in apertura che anche nel programma della lista Amnistia, Giustizia e Libertà c'è abbastanza poco sull'antiproibizionismo, c'è sicuramente qualcosa, nel senso che si cita come uno dei motivi di sovraffollamento delle carceri proprio il problema legato alla Fini Giovanardi, però sicuramente l'antiproibizionismo come tema, che invece, almeno secondo me, ha molto a che vedere con la giustizia, con la riforma della giustizia e anche col tema dell'amnistia e delle carceri, diciamo che non ha ricevuto la valorizzazione che si meritava. Comunque va benissimo così e speriamo il meglio, diciamo, per la prossima volta. E quindi un comitato nel quale comunque gli argomenti sull'antiproibizionismo non sono stati molto sollevati, però devo dire che nella mozione finale è comunque venuta fuori una mozione nella quale si richiama il discorso referendario. E questo è importante perché uno dei referendum che quasi sicuramente, vorrei dire sicuramente, ma non dipende solo da me, verrà portato al referendum è appunto proprio il referendum sulla Fini Giovanardi, che cercherà in qualche maniera di modificarla almeno fin dove è possibile, perché è una legge molto difficile da modificare, essendo appunto un decreto legge, come più volte vi ho già raccontato, che si inserisce su una legge precedente, quindi non è per niente facile da tagliare in dei punti per riuscire a modificarla, però comunque c'è di nuovo in mozione l'impegno di radicali italiani per un'iniziativa referendaria, è stata anche richiamata durante il suo intervento da Emma Bonino, quindi anche un appoggio diciamo forte, un appoggio autorevole sicuramente, e speriamo di riuscire poi a metterlo veramente in moto. Abbiamo parlato oggi con Mario Staderini proprio di questo e abbiamo un po' rivisto i tempi, e in realtà sarebbero i tempi giusti per raccogliere le firme, sarebbero dal giugno, luglio e agosto, dunque, perché i comizi elettorali sono stati convocati il 24 dicembre, devono passare 6 mesi, quindi no, ho sbagliato io, scusatemi, luglio, agosto e settembre, in modo da poter depositare poi le firme al 30 di settembre e vedremo un po' se sarà possibile veramente portarlo avanti. Quindi abbiamo saltato una puntata e abbiamo numerosi aggiornamenti da fare e quindi comincio subito nel raccontarvi qualcosa di quello che è successo. Una delle notizie che è venuta più alla ribalta e che un po' tutti abbiamo letto e conosciuto è stata la sentenza della Corte di Cassazione sull'uso di gruppo degli stupefacenti. Ora, di questa sentenza ancora le motivazioni non sono uscite e quindi diciamo che sono commenti un po' carenti, nel senso che mancano ancora dell'analisi di quelle che sono state le motivazioni di questa sentenza. Però io ho già qui davanti sia il parere di Zaina, che è avvocato, e anche dell'avvocato Simonetti, che è l'avvocato di ASCIA, dell'Associazione per la Legalizzazione e Sensibilizzazione della Canapa Italiana Autoprodotta. E quindi vediamo i due articoli e vediamo un po' un attimo di commentarli insieme. Comincio da quello del sito aduc.it, articolo di Carlo Alberto Zaina. E ci dice che la sentenza pronunziata ieri, la Corte di Cassazione ha risolto il dubbio concernente la punibilità del cosiddetto uso di gruppo di sostanze stupefacenti, anche in relazione a vicende che si sono verificate successivamente all'entrata in vigore della Fini e Giovanardi. E quindi adesso a giochi fatti è tutto un coro di conferma e anche l'onorevole Giovanardi, ci dice Zaina, e lo stesso dottor Serpelloni del DPA salgono sul carro del vincitore. E la decisione certamente non era facile e tutt'altro che prevedibile. È sempre infatti stata strenua la resistenza di una parte della giurisprudenza di legittimità alla depenalizzazione dell'istituto. Tale indirizzo, questo è un linguaggio giuridico un po' complicato a dir la verità, però praticamente ci dice in parole povere che nella legge Fini Giovanardi, in relazione alle parole uso personale, erano stati posti dei dubbi sul fatto che si fosse contemplato l'uso personale del singolo o l'uso personale di più persone insieme in gruppo, che saranno messe in gruppo anche per acquistare. E alla fine, quello che è stata la decisione della Corte di Cassazione definitivo è che non esiste il reato di per sé dell'uso di gruppo, cioè il reato dell'uso di gruppo è assimilabile perfettamente all'uso personale e quindi sia che sia per mandato di acquisto, cioè sia che uno abbia comprato per tutti,
sia che sia per acquisto condiviso e quindi che tutti insieme abbiano comprato, non è un reato di per sé il fatto di acquistare in gruppo o di consumare in gruppo. E quindi questa è una sentenza di una certa importanza. Ora, l'articolo di Zaina, devo dire, è veramente complesso e affronta una serie di questioni giuridiche che risultano abbastanza difficili a chi non ha ben presente il linguaggio giuridico, e quindi lasciamolo un po' agli esperti. E invece qua sul sito di legalizziamolacanapa.org c'è un altro articolo che è dell'avvocato Simonetti, che è in un linguaggio forse un pochino più recepibile, e quindi dice, entrando nel merito della recentissima sentenza: finalmente è stato chiarito una volta per tutte che l'uso di gruppo di droga non costituisce penalmente, condotta penalmente rilevante, ciò però in presenza di determinate condizioni. Allora, numero uno, l'acquirente della sostanza, il quale opera materialmente o conclude le trattative di acquisto nell'interesse e con il denaro di tutti i partecipanti al gruppo, deve essere anche lui uno degli assuntori della stessa sostanza. E quindi chi compra deve far parte del gruppo di coloro che consumano, perché non sia penalmente rilevante. 2. Deve essere certa sin dall'inizio l'identità dei componenti del gruppo. 3. Deve essere chiara la comune e condivisa volontà del gruppo di procurarsi la sostanza destinata al consumo personale. Deve essere anche raggiunto un accordo fra i consumatori con riguardo al luogo e ai tempi del relativo consumo. La sostanza acquistata deve andare direttamente in capo ai consumatori, senza passaggi intermedi che possano far presumere uno spaccio della sostanza. È importante, dice l'avvocato Simonetti, comprendere la portata pratica del punto 5. Infatti, se è dimostrato o dimostrabile che la sostanza acquistata sia finalizzata solo ed esclusivamente per i partecipanti del gruppo, che sono poi anche consumatori, il comportamento in questione non può destare dubbi e il pubblico ministero non troverà più terreno fertile per contestare la ritenzione della sostanza a fini di spaccio. L'utilizzo di gruppo di sostanze droganti è stata intesa quindi come una forma specifica e qualificata dell'uso personale, che a seguito del referendum del 93, promosso dai radicali, aggiungo io, è stato ritenuto non passibile di sanzione penale. In definitiva, il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, quale ipotesi di non punibilità, è stato interpretato come una particolare specie del più ampio concetto di detenzione per uso personale, di rilevanza penale dunque data proprio dal raggiungimento della prova positiva di una comune ed originaria finalità che accomuna tutti i singoli consumatori per uso personale, alla retenzione in comune e al conseguente uso di gruppo. E dunque anche colui o coloro che acquista o che acquistano su incarico degli altri assuntori non si pone in una posizione di estraneità rispetto a coloro che l'hanno incaricato per l'acquisto e che si identificano con gli stessi destinatari dello stupefacente, e quindi si ripete il disegno perseguito dai soggetti partecipanti all'acquisto, che deve caratterizzarsi palesemente dal denominatore comune di un uso esclusivamente personale. Quindi, per intenderci, praticamente, secondo la Suprema Corte, se sono presenti le caratteristiche dei punti sopra, si parla di una vera e propria codetenzione della sostanza per uso personale. Questo significa che la detenzione del singolo consumatore è equiparata alla codetenzione del gruppo. Perciò, come è giusto che vada assolto dalla sanzione penale il singolo consumatore, così è giusto che vada assolto dalla sanzione penale anche il gruppo di consumatori. Chiaramente l'acquirente detentore può essere condannato per detenzione a fini di spaccio qualora non sia anche assuntore, cioè non abbia avuto alcun incarico all'acquisto o alla detenzione da parte del gruppo. Concludendo, se l'acquisto e il consumo rimangono circoscritti all'interno del gruppo degli assuntori, è rilevante che la sostanza sia detenuta da uno solo di essi, perché l'intero quantitativo è idealmente divisibile in quote corrispondenti al numero dei partecipanti. Quindi una sentenza di una certa importanza e di un certo interesse, sicuramente, però non è certo quello che è stato scritto su alcuni giornali: lo spinello di gruppo non è più un reato, perché comunque c'è comunque da tener conto di una serie di fattori. È comunque un reato amministrativo in ogni caso, come tutti gli usi personali. E su questa sentenza, se avete delle domande, io la sto guardando la chat, se no passiamo anche un'altra sentenza che c'è stata a gennaio, della quale si è parlato un pochino meno, però interessante anche questa, e ve la vado intanto a cercare mentre guardo un po' se arrivano delle domande da voi. Ecco qua, allora, gennaio. Cassazione: può essere uso personale anche se la quantità è rilevante. Con la sentenza numero 47 pronunciata lo scorso 2 gennaio dalla quarta sezione, la Corte di Cassazione ha deliberato
ha deliberato che, dunque, sto cercando il punto esatto, si parlava di un caso nel quale c'era una ritenzione di un quantitativo dal quale si potevano ricavare circa 30 dosi. Ed è stato accertato che, nonostante che fosse una quantità superiore a quello che poteva giudicarsi uso personale, era ugualmente, si trattava ugualmente un approvvigionamento per esclusivo uso personale. Per cui non è per forza legata alla quantità, il fatto che sia per uso personale o per spaccio, ma è legato a una serie di circostanze dell'azione e da una serie di altri aspetti che il giudice deve prendere in considerazione, che riguardano proprio il caso specifico, la persona di cui si parla, le sue abitudini, le sue anche possibilità economiche e tanti altri fattori. E quindi anche questa è una sentenza che ha al suo rilievo, perché fino adesso veramente era sempre stato considerato il principio attivo contenuto che molto facilmente superava il limite di uso personale e bastava molto poco per andare fuori dai limiti, quindi una sentenza che ha una certa importanza anche per i consumatori italiani che sono veramente molto vessati. Mentre io passerei invece adesso alla Spagna, e sempre sul sito Aduc ho trovato un articolo interessante su un cannabis club, e qui lo chiama il marabutto della marijuana. E ci dice: Pedro Pérez è un marabutto della cannabis, quindi un monaco guerriero, sarebbe il marabutto e il monaco guerriero indiano, e in questo caso un monaco guerriero dedita alla causa della legalizzazione delle droghe leggere, perché gli piacciono e perché lo considerano un diritto civile per cui vale la pena impegnarsi. E quindi oggi non risulta facile accedere al suo covo, dice qui nell'articolo, che sarebbe la Santa Club, associazione che presiede Perez, dove si compra e si fuma marijuana liberamente perché i loro soci lo vogliono e perché pretendono che sia occasione di un dibattito molto più ampio. La Santa si trova in un antico bar di Madrid, in un luogo che non può essere rivelato, e vi si accede grazie a un'anonima porta di acero. Una volta superata questa porta, ce n'è un'altra con una serratura biometrica che garantisce che i soci possano accedere alla piccola sala con un bancone da bar, con frigoriferi con dolcetti di cannabis e cannabis disponibile per il fumo. La situazione blindata evita visite indesiderate, ma talvolta è tale che la polizia, non potendo entrarvi, ha fatto esplodere la porta in una delle quattro vetate che ci sono state nel giro di un anno. Gli agenti hanno sfondato la porta, che è caduta ai piedi di alcuni soci che li hanno guardati attoniti. Dov'è il resto della droga? L'avete distrutta? Raccontano alla Santa, mentre i poliziotti sollevavano un polverone e hanno trovato un vassoio di dolcetti. Qui non si distrugge nulla e non ci nascondiamo, chiediamo di essere discreti. Il nostro obiettivo è che si normalizzi il consumo e non fare buffonate, dice Pedro. L'associazione difende sia l'uso ludico che l'uso medico e la ricerca con la cannabis. E questo è un aspetto importante dei Cannabis Social Club, che sono in tutto il mondo, in particolare in Europa, dove sono molto diffusi, in Spagna, in Francia, in Belgio, nei paesi dell'est, in tantissimi paesi. L'aspetto importante è che accomunano sia l'uso ludico che l'uso medico, cioè non sono quasi mai sull'uno o sull'altro esclusivamente, ma mettono insieme sia l'uso ludico che quello medico, e non esiste nessun tipo di social cannabis club in cui si difenda l'uso medico, ma si condanni l'uso ludico. Nella sua lotta, Pérez ha ottenuto un risultato lo scorso 10 gennaio, quando un giudice ha fissato la restituzione del materiale sequestrato nell'ultimo intervento della polizia: 200 grammi di marijuana, dolcetti, biscotti e 275 euro in contanti. La motivazione del giudice è stata che il club, in cui l'età media è di 37 anni e niente si guadagna vendendo la droga, non rappresenta un attentato alla salute pubblica. C'è da tenere presente, naturalmente, rispetto all'Italia, che in Spagna la coltivazione di alcune piante, non ricordo se sono 5 o 6, comunque di alcune piante, esattamente, non lo so esattamente, comunque diciamo di alcune piante, è consentita ed è permessa. E quindi anche il Cannabis Club rientra in qualche maniera in una cosa più possibile rispetto all'Italia, dove invece la coltivazione è assolutamente proibita. Perez fa sapere che la restituzione è avvenuta da parte del commissariato di Leganitos. Il peggiore per lavorarci e alloggiarci, dice con ironia. Il suo obiettivo era trasmettere il messaggio del giudice agli agenti che l'avevano trattenuto mediamente per 3 notti ogni volta che gli avevano fatto visita, ma finalmente è potuto andare a riprendersi il suo materiale. E quindi un'associazione legale
culturale senza scopo di lucro, legalmente costruita nel giugno del 2011 e iscritta al Ministero degli Interni, paga l'affitto e ha già versato più di 4.000 euro di tasse a consulenti legali e 212 soci che devono registrarsi con la carta d'identità e aver compiuto 21 anni per incoraggiare il consumo responsabile e prevenire azioni sconsiderate. Il coinvolgimento di Pedro nella lotta è stato progressivo. Prima ho aperto un negozio di semi per pura rabbia, mi diedero il ben servito perché in una perquisizione mi trovavano della marijuana. Io mi chiedevo, il fatto che fumo in casa mi rende meno abile per lavorare? Dopo un po' di tempo che lavoravo con il negozio che era vicino all'ospedale, lanciai l'associazione per evitare le flebo ai malati di cancro e i medici volevano avere la possibilità di approvvigionarsi di cannabis senza dover ricorrere al narcotraffico. Questo è il motivo per cui la Santa ha due modi per potersi associare: ricreativo, 10 euro al mese, oltre al consumo di cannabis, e medico, senza quota. Non è demagogia, dice Pedro, ma la situazione in cui versano alcuni malati è molto dura. Avendone sollievo molte volte, sono venuti fuori da varie situazioni che possono essere molto sgradevoli. L'atteggiamento dei soci verso la polizia è di collaborazione. Come la Santa ci sono circa in Spagna altre 500 associazioni simili. È un movimento che non si può fermare. Più ce ne saranno e più si estenderà il dibattito e dovranno legiferare. Abbiamo fiducia nello Stato di diritto e chiediamo che questo possa essere fonte di fiscalità con un'imposta che finanzia la sanità. Pérez insiste che il problema non è di polizia finché non si legifererà con meno ipocrisia e comunque riconosce la situazione scomoda. Per evidenziare il carattere privato dell'associazione davanti alla polizia, mi sono installato qui da marzo, dice, indicando un sofà di un aspetto che non sembra confortevole. Il locale non è proprio un palazzo. In ogni caso, dice il presidente con un sorriso, ti assicuro che è meglio del commissariato, e senza dubbio su questo non lo mettiamo in dubbio. Io dalla chat vi chiederei qualche volta anche di farmi qualche domanda in maniera da darmi anche occasione di potervi rispondere su dettagli particolari. Allora, altro argomento, è uscito un articolo su Meridiani, abbastanza importante, in cui si parla della fallita la War on Drugs in America Latina, e anche questo è tutto un aspetto diverso rispetto a quello dei cannabis club che sono più diffusi in Europa. Negli Stati Uniti, come sapete ormai da tempo, insomma da dicembre, quando è successo, ci sono stati due referendum in Colorado e nello stato di Washington che hanno legalizzato il consumo ricreativo di marijuana e acceso anche negli Stati Uniti un dibattito sulla strategia più adatta per combattere il consumo, più che altro l'abuso di droga. Però, dice in questo articolo, anche giustamente gli Stati Uniti sono arrivati comunque in netto ritardo rispetto all'America Latina, dove da anni si dibatte, ma dove anche ci sono diverse proposte di legge, cioè invece che agire più dalla base, come succede in Europa, per cui si aprono i social cannabis club, ci sono dei movimenti che partono dalla base dei consumatori, e del resto anche in America comunque i referendum sono stati promossi in qualche modo dalla base dei consumatori. In America Latina il movimento è partito anche dai governi e dalle istituzioni, molto probabilmente anche perché l'America Latina ha sopportato delle conseguenze molto gravi di violenza e di omicidi e di guerra proprio, di guerra fra i narcos e fra la war on drugs, che hanno avuto degli effetti devastanti e quindi hanno avuto dei pensamenti precoci rispetto ad altri stati. Negli Stati Uniti, così come in Europa, il consumo di droga, dice l'articolo, viene visto principalmente come un problema di ordine medico e sociale per le dannose conseguenze sui consumatori. In America Latina si è invece tradotto in una questione di sicurezza interna e militare. Le gang di narcotrafficanti, attive soprattutto in Messico e Colombia, hanno compromesso la stabilità e la sicurezza della regione, riorganizzando interi territori come uno Stato nello Stato. E infatti, come io sempre poi vi ricordo, una delle conseguenze del narcotraffico è che i soldi guadagnati molto facilmente attraverso lo smercio delle sostanze stupefacenti vengono reinvestiti poi in corruzione politica, corruzione delle forze dell'ordine. Naturalmente questi sono fattori che poi destabilizzano interi paesi, come abbiamo visto appunto in America Latina, come abbiamo visto in Afghanistan e come adesso si vede anche in Africa. La dottrina della War on Drugs, prosegue l'articolo, incentrata su repressione e criminalizzazione del consumatore, non è stata in grado né di evitare la diffusione degli stupefacenti sul suolo europeo e statunitense, né di combattere le mafie che sulla droga hanno costruito buona parte delle loro fortune.
Per l'America Latina la War on Drugs ha avuto costi umani incredibilmente alti. In Messico sono state oltre 60.000 le vittime dirette o indirette della violenza dei narcos. Politici, membri di società civile, persone comuni, membri dei cartelli criminali. L'ex presidente messicano Felipe Calderón aveva chiesto l'apertura di un dibattito internazionale sulla possibilità di permettere la produzione, il consumo e la vendita legale di marijuana e di discutere in sede ONU l'efficacia delle attuali politiche antidroga. Il suo successore, Enrique Peña Nieto, non intende però seguire la strategia della guerra aperta ai narcos voluta da Calderón. In Colombia gli Stati Uniti hanno cercato di trattare la lotta alla droga militarmente. Con il Plan Colombia, avviato alla fine degli anni 90, Washington e Bogotà avviarono una collaborazione militare per combattere le attività dei narcos e delle FARC, perché poi c'è sempre questo legame fra i narcotrafficanti e i gruppi terroristici, perché naturalmente il commercio di droga va insieme al commercio di armi e di esseri umani, intervenendo con raid aerei per distruggere le coltivazioni. Pur avendo contenuto la diffusione della pianta di coca, il piano si è dimostrato inefficace e il Plan Colombia è stato anche pesantemente criticato per aver distrutto campi coltivabili. Il presidente colombiano Juan Manuel Santos ha di recente ordinato la creazione della Commissione Assessora di Politica de Drogas per pensare a strategie alternative alla War on Drugs, compresa la legalizzazione. Nello scorso anno, in Colombia, sono state fissate dosi limiti sotto le quali è legale il possesso di cocaina e marijuana. Santos ha chiesto anche l'apertura di un dibattito internazionale per discutere la possibilità di legalizzare o depenalizzare alcune droghe, fra cui la cocaina. Anche Otto Pérez Molina, presidente del Guatemala, è sulla stessa linea di Santos. Secondo Santos, la mancanza di accordo fra gli stati ha impedito lo sviluppo di una strategia comune e approvata a livello internazionale in grado di affrontare il problema senza creare disparità tra le varie legislazioni nazionali. L'Ecuador, per esempio, ha depenalizzato il consumo di marijuana e dall'11 gennaio la Bolivia è rientrata a far parte del Trattato Unico sugli Stupefacenti, lo strumento normativo dell'ONU che dal 61 regola le politiche antidroga a livello mondiale. La condizione del governo di Morales era la depenalizzazione della foglia di coca sul territorio boliviano, perché la masticazione della foglia di coca è considerata un retaggio ancestrale e quindi una tradizione assimilabile a quella che è la coltivazione della vite o che può essere la coltivazione della vite e la produzione del vino in Italia. In Uruguay sta per essere definitivamente approvato un disegno di legge che legalizza il consumo di marijuana e ne affida la produzione allo Stato, e questo devo dire è leggermente impreciso, perché invece sappiamo che purtroppo c'è stato un passo indietro rispetto a questa proposta che era stata fatta già l'altro anno. Nel piccolo Stato latinoamericano il governo di Pepe Mujica, ecco infatti lo dice, sta però incontrando non poche difficoltà nell'approvazione del progetto a causa delle remore della popolazione. Secondo recenti sondaggi, la maggior parte degli uruguaiani associa la legalizzazione all'aumento della delinquenza. La War on Drugs, basata sulla criminalizzazione del consumo e sul proibizionismo, non ha funzionato e mentre si inizia a pensare una strategia comune, i governi latinoamericani hanno intanto iniziato a promuovere adeguamenti normativi indipendenti. E questo è un articolo di Meridiani e è interessante perché non molto spesso in Italia escono Meridiani relazioni internazionali, non molto spesso in Italia escono articoli che approfondiscono un attimo l'argomento. Domanda in chat: perché con la tua competenza non sei stata candidata per la lista GL? Un'altra volta me l'avete chiesto, diciamo, ho risposto durante l'intervista. E comunque, vabbè, sarà per la prossima volta, ragazzi, che vi devo dire? Voi sostenetemi e magari un'altra volta sarò candidata, poi se anche mi votate magari sarò anche eletta, e vi ringrazierò molto e sarò felice di esserlo. Dunque, andiamo avanti. Allora, abbiamo visto la Spagna col Social Cannabis Club, abbiamo visto la sentenza, eccola qua, ok, anche questo. Ah, dunque, dalla Francia. A Parigi la prima stanza del buco per ridurre la delinquenza in strada, e questa è una notizia che viene dalla Francia, riguarda le droghe pesanti e riguarda la riduzione del danno, che è un discorso diverso naturalmente. La riduzione del danno rispetto alla legalizzazione vera e propria è sicuramente un passo graduale importante, anche specialmente per quella che è la diffusione di AIDS e di HIV legata all'uso di droghe pesanti iniettabili, e da questo punto di vista è veramente importante perché, come risulta dall'ultimo rapporto della Global Commission, con dati statistici molto precisi si dimostra come, dove sono state attuate politiche di riduzione del danno, la percentuale di infettati da HIV e AIDS
fra i tossicodipendenti è molto minore, e questo è importante anche solamente per le spese sanitarie che deve affrontare uno Stato, a parte il punto di vista proprio semplicemente di solidarietà umana e di, ma anche da un punto di vista sanitario naturalmente, sono sempre comunque persone che portano in giro malattie di una gravità veramente enorme, e quindi è bene che ce ne siano meno possibili da tutti i punti di vista. Ed è stato dimostrato proprio che dovunque sono state attuate appunto le stanze del buco, distribuzione di siringhe pulite e anche leggi meno inquisitorie che spingono più i consumatori tossicodipendenti a rivolgersi ai servizi sanitari, sicuramente i tassi di infetti da HIV e da AIDS fra la popolazione dei tossicodipendenti da droghe iniettabili è molto molto diminuita, si parla di percentuali veramente molto diverse, ora non mi ricordo i numeri esatti, però ci sono paesi in cui c'è un decimo, un quinto come percentuale, e sono i paesi dove sono state attuate delle politiche di bassa soglia o riduzione del danno, come si chiamano. E qui dice questo articolo, che parla invece proprio specificamente di Parigi ed è tratto da Il Fatto: nei paesi dove esistono queste sale, in generale sono calati i decessi dovuti a overdose. Sicuramente questo è un altro aspetto da tener conto. Se esistono le stanze del buco, naturalmente chi va in overdose viene immediatamente soccorso, perché è già in una struttura sanitaria e quindi ha più possibilità di essere soccorso e di non morire per strada. I morti e le infezioni diminuiscono, e questo sicuramente è quel discorso che vi facevo, ma alcuni osservatori sottolineano il fatto che all'eroina si sta sostituendo sempre di più la cocaina, che sì, viene usata anche quella in forma iniettabile, molto più spesso viene fumata o assunta sniffandola. Dunque, non è ancora chiaro quando in effetti il centro aprirà, neppure dove si trovi esattamente a Parigi e in quale strada, perché troppe sono state le polemiche in merito da quando la sinistra, arrivata al potere con l'elezione di François Hollande, ha deciso di sperimentare anche in Francia le salles de shot, ovvero le sale per il consumo di droghe pesanti. Una cosa è certa, comunque si comincia. Oggi è stato lo stesso premier socialista Jean-Marc Ayrault a autorizzare il primo esperimento nella capitale francese. Si tratterà di una sala dove i tossicodipendenti potranno consumare sostanze stupefacenti in condizioni igieniche accettabili e sotto la supervisione di personale sanitario specializzato. L'altro obiettivo, come negli altri paesi dove le narcosale sono già una realtà, è ridurre la delinquenza in strada per la permanenza dei gruppi di consumatori all'esterno. Io aggiungerei anche di diminuire appunto le percentuali di infezione da HIV e da AIDS. In Francia questa sala sperimentale verrà gestita da un organismo pubblico, la missione interministeriale di lotta contro le droghe e le tossicomanie, in collaborazione con il Dicastero della Sanità, ma già numerosi comuni, sia di sinistra che di destra, hanno chiesto di accoglierne altre. Quindi l'articolo fa un po' la storia di quelle che sono state le narcosale in Europa. Storicamente il primo centro, dicono, di questo tipo fu inaugurato a Berna nel 1986. Adesso esistono ormai circa 90 strade di consumo a livello mondiale, ma quasi tutte, quindi 80, in Europa e nessuna, almeno ufficialmente, negli Stati Uniti. Sebbene con qualche differenza, seguono regole simili, come proibire all'interno della struttura il traffico e lo spaccio. Le finalità sono evitare le overdose con l'intervento di personale medico e infermieristico nel caso uno dei consumatori si stia male, e limitare, mediante l'uso di siringhe sterilizzate e di igiene dei locali, la trasmissione di epatite e di AIDS. Il modello funziona? Nei paesi dove esistono queste sale, in generale sono calati i decessi dovuti a overdose, ma i segnali che arrivano non sono tutti positivi, dice qui nell'articolo, e vediamo un po' che critiche hanno da portare. In Germania, per esempio, le prime sale di consumo vennero aperte nel 1994, ma sono state legalizzate solo dal 2000, e oggi ce ne sono attive 25 in 16 città, con una ripartizione ineguale sul territorio, perché le politiche in materia di sanità dipendono in gran parte dai Länder, che sarebbero poi le regioni. Le regole comunque sono stabilite a livello nazionale, la normativa tedesca è considerata la più severa ed efficace. Tutte le sale sono integrate a centri di riduzione dei rischi, dove si distribuisce gratuitamente materiale sterilizzato e soprattutto si ammettono solo consumatori con minimo di 16 anni e mai persone che hanno bevuto o che stanno seguendo cure di disintossicazione mediante droghe sostitutive. In tutta la Germania si è scesi da 2030 morti per overdose nel 2000 a 986 nel 2011, e quindi la metà in 10 anni non è poco. La riduzione è stata particolarmente forte, meno 20%, fra il 2010 e il 2011,
quando però il numero dei consumatori di droghe pesanti si stima sia cresciuto del 15%. È una delle maggiori critiche che si fanno al sistema. Le sale favorirebbero il consumo, ma io su questo avrei molti dubbi, perché una persona che è tossicodipendente direi che non dipende certo il suo consumo dal fatto che esista o non una narcosala o una siringa pulita, dipende dalla disponibilità della droga più che delle siringhe, perché quando uno è tossicodipendente è disposto a usare di tutto per iniettarsela poi, quindi non trovo che sia molto pertinente questa critica. In un'inchiesta condotta di recente di una sala a Rotterdam in Olanda, gli utenti hanno indicato un calo del consumo da quando frequentano la sala nel 12% dei casi, ma una crescita nel 16%, e quindi direi che sono dati che non sono significativi, almeno questi di Rotterdam, e che rientrano nel normale semplicemente flusso e riflusso dei consumatori, ma non mi sembra che siano differenze veramente di rilievo. Nei Paesi Bassi, dove le sale sono 37, le regole sono molto più blande che in Germania. È uno dei vari stati che autorizza l'accesso ai centri anche ai consumatori di droghe leggere, e in un quarto è concesso il consumo di alcol. In Olanda, comunque, ormai dal 2000 nessun consumatore di eroina o di altri stupefacenti iniettati per siringa è affetto da AIDS. E beh, questo è un bel risultato. Comunque sarebbe interessante veramente questo. Evidentemente il metodo olandese da questo punto di vista funziona, perché il tasso di affetti da AIDS fra i tossicodipendenti attraverso siringa era dell'8,6% nell'86. E è dal 2000 che nessuno è affetto da AIDS, dei consumatori di eroina o di altri stupefacenti per droghe iniettabili, e quindi direi che è una cosa veramente di rilievo che non ce ne sia nemmeno uno. Penso che sia l'unico paese del mondo o quasi, quindi sarebbe un modello veramente da seguire, e se le regole sono più blande evidentemente funzionano meglio. E anche le morti per overdose sono crollate, anche se alcuni osservatori sottolineano il fatto che l'eroina sia sempre più sostituita, come in tutta l'Europa, dalla cocaina, con minori rischi di overdose e di infezioni. Insomma, io su questo minori rischi di overdose sinceramente non ce li vedo, perché dipende uno che metodo usa l'assunzione. Se uno si fa le iniezioni di cocaina, l'overdose la rischia quanto dell'eroina, perché poi la dose tossica mortale della cocaina è abbastanza bassa come quella dell'eroina. Proprio per questo, proprio per i cambiamenti nel mercato della droga, una strada di consumo per mancanza di clienti è stata chiusa nel 2011 nel cantone di Berna, in Svizzera, che è il primo paese a aver sperimentato questo tipo di centri. Esistono anche 7 sale in Spagna, ma a causa della crisi economica e dei tagli conseguenti al budget pubblico, una è stata chiusa nel 2011 alla periferia della capitale. E leggevo l'altro giorno proprio che anche in Grecia, a causa della crisi economica, hanno chiuso una serie di strutture, distribuzione di siringhe, narcosale, eccetera. E quindi direi che, nonostante le critiche che il giornale cerca di portare alle narcosale, direi che non si rivelano abbastanza infondate. Direi che invece l'argomento veramente vincente, io sulle narcosale ho un atteggiamento un po', diciamo, che il meno normale possibile. Io sarei per una legalizzazione più ampia. Però comunque, fermo restando la legge proibizionista, è chiaro che comunque rappresentano un bel baluardo contro appunto quelle che sono le infezioni da AIDS, HIV, epatite C e tutte le altre malattie trasmissibili, e quindi hanno un'importanza e un rilievo da tenere presente. Allora, vediamo un po', questa quindi l'abbiamo vista. Poi avevo una notizia su una proposta di legge per depenalizzare il consumo di droga leggera in Vermont, e quindi anche questo sono altri paesi che si stanno unendo in qualche modo al Colorado e a Washington, agli stati di Colorado e di Washington nel Canada. In diverse zone del Canada si stanno proprio accodando un po' al risultato di questi referendum americani per proporre legalizzazione e depenalizzazione del consumo, intanto delle droghe leggere, ma molto probabilmente poi si andrà anche a pensare a depenalizzare in qualche modo anche il consumo di droghe pesanti, anche l'uso, a trattare più, diciamo, da un punto di vista sanitario quello che è il consumo di droghe pesanti, e a smettere di criminalizzare i consumatori. E questo era sul Canada. E poi mi sembra che con le notizie che volevo darvi, sì, c'è una notizia un po' orribile, io ve la darei anche, fa un po' schifo, però d'altra parte purtroppo bisogna rendere conto anche un po' di tutto.
qui c'è un articolo che parla del, anche per richiamarsi un attimo all'argomento della trasmissione, di una delle trasmissioni di stasera, che era gli animali, e qui purtroppo, qui parla dell'ultima frontiera del narcotraffico, invece purtroppo non è l'ultima, nel senso che non è una novità, è già qualche anno che si sente dire di questo metodo di trasporto degli stupefacenti, per cui vengono usati i cani o comunque gli animali domestici che vengono letteralmente imbottiti di cocaina, e non è che li fanno ingoiare, fanno proprio interventi chirurgici attraverso i quali li aprono, li riempiono di cocaina e li fanno transitare dagli aeroporti al seguito delle persone, e poi vengono riaperti nei paesi di destinazione. Bene che vada, vengono richiusi, e comunque sono sempre due operazioni su un animale del tutto innocente e inconsapevole. Male che vada, vengono proprio lasciati morire, perché non hanno interesse per le persone che li usano, se non per l'uso strumentale di contenitori per il trasporto di droga. E questa è una notizia che già avevamo visto precedentemente, a Livorno erano stati trovati dei cadaveri di cani appunto sventrati, molto probabilmente usati per questo, e adesso purtroppo arriva di nuovo questa notizia, perché c'è una testimonianza diretta proprio di un narcotrafficante che si occupa del trasporto di droga fra il Sud America e l'Europa, e quindi ci rende conto, proprio spiega proprio il sistema di trasporto con gli animali, vivi, e vi risparmia particolari. E direi che con questa notizia chiudiamola, perché d'altra parte, voglio dire, persone che partecipano al narcotraffico, non parlo del narcotraffico, i piccoli spacciatori spesso e volentieri sono persone assolutamente, tra virgolette, normali, cioè come tutti noi. Non è che il piccolo spacciatore spesso è solamente una persona che o ha bisogno di soldi urgentemente, o magari un extracomunitario appunto che non trova altra maniera che farsi assoldare dalla mafia per vendere bustine. Però quando si parla invece di grandi spacciatori, cioè proprio di narcotrafficanti in grande, si parla di persone che non hanno alcuno scrupolo nel, non solo nel trasportare droga, ma anche nel trasportare appunto, vendere esseri umani, trasportare armi, e quindi ci si può immaginare quali scrupoli si possono fare nel trasportare la droga cuscita dentro i cani, visto che non se ne fanno nemmeno a farla trasportare attraverso gli ovuli che fanno ingoiare alle persone. E un'altra notizia finale viene da Firenze, e ve la leggo perché qui si ritrova un'altra volta la connessione fra appunto il traffico di droga, il traffico di esseri umani, perché un narcotraffico, 15 milioni di euro sequestrati, e anche un bar in Piazza Pitti, un famosissimo bar di Firenze, e appunto si è scoperto che era gestito e finanziato completamente da un'organizzazione di narcotrafficanti che erano stati già, almeno uno di loro era già stato condannato anche per traffico di esseri umani e per sfruttamento della prostituzione, e quindi sono tutti mercati che vanno tutti un po' insieme. Quindi figuratevi voi, una persona che non si fa scrupoli a trasportare e a vendere donne e minori nel traffico, nel sfruttamento della prostituzione, figuriamoci se si può fare riguardo a imbottirne i cani. E con questa orribile notizia io ho finito il mio tempo, mi dispiace che l'ultima notizia sia stata così brutta, purtroppo bisogna rendere conto anche di questo. Se avete domande fatemene alla svelta, perché adesso chiudiamo e ci sentiamo il prossimo venerdì. Grazie per avermi seguito e alla prossima volta. Ciao!